La prospettiva, mi chiedevo, in quel momento vorrei, è bello, grazie alla tecnologia che possiamo vedere delle prospettive completamente inimmaginabili. Grazie Andrea. Devo dire che se volete il libro qua fuori è acquistabile, qui fuori appena usciti da qua. A proposito di acquistabile, devo fare una domanda a questo punto all'editore, perché il libro mi ha parlato della qualità del tuo lavoro, indiscutibile, ma anche a me fa proprio piacere che poi sono legate, per quanto tecnologico, la nostra generazione, almeno la mia, è ancora legata al cartaceo, e per cui l'odore della carta, toccarlo, cioè, è un lavoro anche di grande qualità. Un lavoro di grande qualità, e per cui ti chiedo, è un rapporto quasi in simbiosi quello con Andrea, non si può fare senza, per fare un lavoro così ci vuole, come dire, anima, ci vuole cuore. Decisamente, noi qui rappresento la compagine editoriale, noi siamo sostanzialmente tipografi, ma con la stessa passione per il libro e per la carta, per cui qualche 4-5 opere all'anno le facciamo uscire, gran parte, alcune soprattutto quelle di maggior prestigio sono state condivise con Andrea. E devo dire che una piccola notazione a ciò che avevano detto loro, da non milanese, la città forse da noi provinciali viene ancora percepita minimamente agita, e dai racconti dell'amico Andrea e dalle foto dell'amico Andrea, e a maggior ragione da questa sera qui con voi, si scopre insomma, un'umanità e una dimensione umana, forse quella che forse aveva introdotto bella casa e accogliente. Farebbe con Andrea un piacere e sì, beh, poi devo dire che poi, come direbbe qualcuno qui vicino a me, magicamente, tac, scatta il fatturato.